Amici Cultura Pop, ben ritrovati, ultimo giorno del Lucca Comics and Games 2023, sempre ospiti dello spazio interviste allo stand Panini, che ringraziamo come sempre per l'ospitalità ogni anno. Sono molto contento di avere un ospite che sto inseguendo da tantissimo tempo, la maestra Silvia Ziche. Grazie per essere grazie, con noi. Grazie a te. Allora, le dico subito. Lei è una delle poche persone che mi fa ridere insieme a Silver. E notoriamente io non ho un gran senso dell'umorismo, quindi... No, mi fa piacere, perché Silver è uno dei miei miti, per cui va bene. Ok, almeno metà dei tuoi gusti li condivido. Allora, ovviamente con lei parliamo della Humor Collection, questa collana varata da Panini e Topolino Magazine, che ripropone alcune delle sue storie migliori, delle sue storie più divertenti. E la prima uscita di questa collana è stata la Paper Novella, che è una storia che detiene ancora il record per la storia più lunga puntata apparsa sul settimanale Topolino, ed è una storia che intercettava in qualche modo quella che sarebbe esplosa come una mania verso la televisione e sì, un po' anticipando anche la social media generation. Cosa ricorda di quella storia quando ha iniziato a scrivere, quando ha visto che stava crescendo man mano, episodio dopo episodio? Ma, per me quello è stato un periodo fantastico, bellissimo. Intanto perché ero giovane e poi perché con l'incoscienza dei giovani proprio io ancora lavoravo già avevo già scritto delle storie, come delle cose, però non per Topolino. Per Topolino disegnavo solo da pochi anni. Sì. E quando il direttore di Topolino, allora era Paolo Cavaglione, così a un incontro di una riunione di collaboratori ha detto che sarebbero state utili delle storie brevi di poche pagine per problemi di fogliazione col settimanale, per cui magari era più facile infilarle per ottenere il numero di pagine. E io mi sono lanciata, a questa richiesta io ho risposto dicendo sì, te le faccio, però tutte collegate in una storia molto lunga. Non so, mi è venuto naturale, mi ha guardato e ho fatto, vabbè, prova, proponi. E da lì è partita questa cosa, che per me è stata divertentissima. È stata una storia che per me è stata una svolta in assoluto nel mio lavoro, non solo perché è la prima storia che ho scritto per Topolino, perché è la prima storia in cui io ho capito quanto mi potevo divertire a scrivere le storie per Topolino, ma anche poi le altre. Cioè, è stato un momento in cui per me c'è stato un passaggio, diciamo uno scatto che non so spiegare benissimo, però è stata veramente un momento per me molto divertente, molto intenso, e proprio penso che sia cominciato tutto da lì, poi, cioè che il mio proprio modo di scrivere e quello che poi ho coltivato e ho continuato a perseguire, diciamo, nasce proprio dalla Paper Novella. Perché proprio la televisione? Perché proprio concentrarsi su quell'elemento? Anticipando tra l'altro anche una roba tipo Boris, perché alla fine... Sì, è vero. Un po' sì. Boris è un po' la versione live action della Paper Novella. Sì, guarda, questa è una cosa strana che so spiegare solo in parte. Io non sono mai stata una patita televisiva, però ho una strana esperienza alle spalle, nel senso che quando ero piccola abitavo in Veneto e d'inverno faceva molto freddo, noi stavamo in una casa vecchissima, molto grande, però non c'era riscaldamento, per cui d'inverno si stava tutti nella stessa stanzetta, che era la cucina e salotto, ma veramente microscopica, che non aveva senso in quella casa enorme stare tutti lì, però non c'era alternativa, perché lì c'era una stufa a legna e si stava lì. Sembra che io stia parlando dell'Ottocento, zio Paperone, però no, è la verità, è vero. E in questa piccola stanzetta c'era ovviamente tutto, la televisione, il tavolo di cucina, poltrone e divano, eccetera, eccetera. Al pomeriggio io dovevo studiare, dovevo fare i compiti e mia mamma doveva per forza vedere le sue telenovele, quelle brasiliane, quelle vecchissime dell'epoca. Per cui io, per riuscire a concentrarmi in qualche maniera, davo le spalle alla televisione, perché sennò seguivo troppo. Però mi beccavo tutto l'audio, quindi immagina come studiavo bene. Cioè, quindi praticamente io ho seguito, adesso non ricordo neanche i titoli di queste telenovele, ma c'è tutto il primo pomeriggio, quindi tre o quattro di fila, insomma. Io ho seguito tutte queste telenovele senza avere idea di che faccia avessero i personaggi, seguendo solo l'audio. E per me è stata una delle cose più divertenti della mia vita, perché c'è delle robe, dialoghi deliranti, delle cose folli,
Questi dialoghi super enfatici. Sì, poi con queste interruzioni non succedeva mai perché niente. Erano i primi piani, quelli con gli occhi sgranati. Ma quelli non li vedevo, sì, quelli. Però... Quindi insomma, cioè, mi sono beccata questa cosa qua e si vede che mi è rimasta dentro in qualche maniera. Per cui, pur senza aver mai visto tanto la televisione, questa cosa qua in qualche maniera mi ha segnata, diciamo. Per cui mi è venuto quasi naturale proporre questa cosa. Poi, quello che invece vedevo, siccome i miei genitori erano comunque abbastanza, come tutti quelli della loro generazione, erano abbastanza cascati dentro nella sì. televisione generalista che all'epoca inchiodava davanti allo schermo certo. praticamente tutti quanti. E quindi loro anche alla sera erano sempre davanti alla televisione, tutti i commenti, tutte le scene, come se fosse la cosa più importante del mondo, no? Si commentava quello che passava per la televisione. Io l'ho sempre trovato un po' strano, però mi sono ritrovata dentro a questa cosa. Per cui... Anche il fatto, cioè mi piaceva che era una cosa bella che ora capita molto meno, cioè no, allora capita che tutti sono davanti alle serie televisive, alle cose, però quello che non capita è che si guardino tutti assieme. Mm-hmm. E invece nella Papernovela appunto io raccontavo questo, come sì. questa telenovela che Paperone e i Paperi mettevano in scena, a un certo punto coinvolgeva in maniera totale tutti gli abitanti di Paperopoli. E questa cosa mi divertiva molto. In qualche maniera si sembra che abbia anticipato un po' quello che è successo dopo, anche con i social. È un po' diverso, perché secondo me all'epoca appunto era una cosa molto comunitaria. Sì. Anche se ti restava il cervello lo stesso, non è che... però era un'esperienza comunitaria. Invece adesso diventa un'esperienza isolata, singola. Tanto che appunto ormai si frequentano solo persone che guardano le tue stesse serie televisive, perché sennò non hai argomenti, non sai neanche più di sì. che cosa parlare, no? Quindi adesso è diventata una cosa isolata. Quindi insomma diciamo che magari sembra che anticipi un pochettino, ma mi sembra più che io abbia raccontato abbastanza bene quello che era quel momento, insomma. Il suo umorismo è sempre stato quasi nevrotico. Sì, forse perché sono nevrotica io. I personaggi è un umorismo diverso, perché all'inizio, quando ero ragazzino, bambino, leggevo le sue storie, vedevo c'era qualcosa che era un umorismo un po' diverso, un meccanismo diverso. I suoi personaggi vengono tesi come una corda in tutte le storie, anche in quelle, soprattutto in quelle proposte nella Humor Correction, sono degli elastici tirati tantissimo, sembrano quasi spezzarsi. Come mai? Guarda, non lo so, forse perché per me sono vivi, non te lo so spiegare. Io ho imparato a leggere sulle pagine di Topolino e per me cioè i personaggi disneyani era un po' più, è presente la mente dei bambini è come una memoria ancora tutta da scrivere, no? Per cui le prime cose che ci arrivano rimangono segnate lì per sempre, sì. Comunque diventano delle esperienze fondamentali. E per me la neanche lettura all'inizio, proprio solo guardare queste vignette fantastiche, per me è stato fondamentale, tanto che appunto mi ha segnato tutta la vita, come puoi immaginare. E io sono stata proprio molto impressionata, molto segnata dalle storie che guardavo quasi senza sapere ancora leggere quando ero piccola piccola, che ho scoperto poi dopo, perché all'epoca non si mettevano i nomi e comunque non le avrei sì. saputi leggere. Erano le storie di Cavazzano e Pezzin, quelle dell'inizio anni 70, quindi con questi personaggi iperdinamici e quelli sono quelli che proprio mi sono entrati, cioè ero affezionatissima a loro, per cui... Per me quei personaggi lì sono diventati proprio vivi nella mia mente. Quando io scrivo per i personaggi Disney penso a quelli lì, anche perché per me sono dei personaggi proprio molto vitali e vivaci. Comunque si muovono, hanno delle emozioni che sono anche molto paradossali rispetto alle nostre, sono esagerate, per cui comunque io li faccio muovere a questo modo. Cioè, poi comunque stiamo parlando di personaggetti buffi, antropomorfi, che comunque si muovono all'interno di storie umoristiche, quindi questo è il modo in cui io li vedo, insomma, e quindi li faccio muovere. Nel grande splash, nella Papernovela, in Paperina di Livia Lombrosa, c'è l'elemento del tormentone, che è una cosa che a me ha sempre mandato fuori di testa. Quando ero più piccolo non riuscivo a capire perché i personaggi si concentrassero su un elemento che poi alla fine della storia non c'entrava nulla. Adesso da adulto, rileggendo ad esempio Paperino di Livombrosa, le piante grasse mi procuravano un'ilarità senza senso. Perché l'inserire l'elemento del tormentone?
Ma anche lì, guarda, non ti posso dire che io l'abbia teorizzato, perché ho sempre scritto e lo faccio tuttora in maniera molto emotiva, non razionale, proprio l'ideazione, cioè poi c'è tutto il lavoro di sceneggiatura, che quello diventa una cosa molto lucida e razionale, però il primo momento secondo me è proprio è completamente sì, irrazionale, emotivo, quindi non teorizzo assolutamente nulla, però ritorno a quello che ti dicevo prima, sicuramente le letture di quando ero piccola mi hanno in qualche maniera influenzato, oltre appunto con le telenovelle che ti dicevo, quindi c'è cioè, tormentoni, cose che si sospendono, ce ne sono un sacco, e poi io adoravo Asterix, quello scritto da Goscinny, e quindi probabilmente mi è rimasta dentro questa cosa, le sue storie sono piene di queste cose qua, quindi ti dico, io non lo sapevo razionalmente, non lo sapevo teorizzare, però questa cosa mi piaceva tanto. Poi mi sono accorta comunque in una storia, la storia molto lunga, come mi piaceva e mi piacerebbe ancora fare, più complicato adesso, nella storia molto lunga c'è un sacco di spazio per queste cose che tornano e danno proprio un senso anche tutto il resto, poi alla fine uno se l'aspetta, no? Cioè, oppure se non se l'aspetta rimane stupito, perché comunque non aveva immaginato che quella cosa avrebbe potuto tornare in quell'altro modo, quindi... Poi sono cose che comunque scrivendo escono quasi da sole, guarda, non faccio cioè non sono io che le inserisco, si inseriscono un po' da sole. Il suo nome è sempre stato associato ai paperi, poi a un certo punto ha lavorato anche sui topi. Sì. Topolino e la rapina del millennio, Topolino e le cronache del regno dei due laghi. E quelle sono scritte da Tito. Sì, però le ha disegnate comunque, sì, se, sì. Dicevo proprio graficamente. Sì, sì, sì. Che differenza c'è tra disegnare i paperi e i topi e poi... In questa storia, il Topolino e le cronache del regno dei due laghi, c'è cioè Tito Faraci alla sceneggiatura, però anche nella rapina del millennio vi siete, tra virgolette, divertiti a spodestare un po' Topolino. Sì, sì, vabbè, è quello che ho sempre che ho sempre cercato di fare, perché anche lì Topolino, io l'ho conosciuto come personaggio divertente, adoravo le storie di Gottfredson in cui lui comunque non è... Cioè, ha il ruolo anche del personaggio buffo, del personaggio divertente, per cui a me piace quel Topolino lì, anche perché non riesco a pensare che un personaggetto con le orecchie a padella, insomma, non riesco a vederlo proprio come l'eroe serissimo, esatto, insomma, non ce la faccio. Quindi per me, anche se lui vive una storia avventurosa, in qualche maniera deve avere qualche accidente in cui lui reagisce in maniera buffa. È vero che essendo il personaggio istituzionale della Disney è più difficile maltrattarlo, ecco. Okay. E io tenderei a fare quello, quindi ogni tanto dico, piuttosto di maltrattarlo troppo magari faccio Paperino, così, così evito. Che è più abituato. Sì, infatti. Quindi diciamo, Topolino comunque è un personaggio che si presta meno alle esagerazioni, sia di scrittura che di disegno. Mentre con la famiglia dei paperi sì, insomma, posso andare molto più tranquilla, però è vero anche che nelle storie di Topolino o di ambito topolinese, diciamo, se devo essere un po' più controllata su Topolino, invece i personaggi divertentissimi sono i cattivi comunque, sì. Perché lì si può fare veramente, cioè, gamba di legno fantastico, ma anche Macchia Nera, cioè lì c'è da divertirsi parecchio, sì. Chiudiamo con una domanda sui personaggi femminili, perché sì. Ha fatto un lavoro di, come dire, di recupero di Paperina, che è un po' l'archetipo della ragazza, della fidanzata, come dire, scorbutica, sì. Eccetera, eccetera. E poi in Topolino e la rapina del millennio ha recuperato un personaggio che era solo di contorno, che è Trudy, la moglie di Pietro Gamba di Legno. Tra l'altro nella rapina di Milano c'è una tavola bellissima in cui c'è Trudy che sta guidando, credo, un trattore, adesso sì, non ricordo, con Topolino, con uno sguardo talmente lolloso che dice ok, fate quello che volete, che è un po', diciamo, è diventato il mio animale totemico degli ultimi tempi, quella immagine. Però ha recuperato questi due personaggi diametralmente opposti. Come si trattano i personaggi femminili, secondo lei, dal suo punto di vista? Allora, guarda, anche lì non teorizzo, però ti dico una cosa, sono personaggi, adesso Trudy l'ha inventata Romano Scarpa
in anni più recenti, no, non ti so dire esattamente quando, non lo ricordo, però in anni un pochettino più recenti. Paperina e Minnie sono nate in anni passati, in cui comunque i cliché erano veramente terribili. Mm. Cioè sono proprio state inserite nelle storie come personaggi spalla, assolutamente... ma molto spesso anche pensando alle storie di Altalia Ferro, alle strisce di Altalia Ferro, così con un ruolo però appunto quello un po' di fidanzata petulante, quindi comunque di spalla. Anche lì non l'ho teorizzato, non l'ho fatto razionalmente, però per me questa cosa non ha molto senso. Mm-hmm. Cioè, se questi personaggi sono stati inseriti nel mondo disneyano in un periodo in cui il mondo andava in una direzione e gli stereotipi erano iper presenti, però invisibili nella vita di chiunque, perché comunque quella era la società di allora, adesso non può più essere così. Mm-hmm. E quindi quello che io cerco di fare quando scrivo le storie per Topi o Paperi è quello di dare un ruolo e un carattere a questi personaggi senza stravolgerli assolutamente. Però non capisco perché Minnie o Paperina non possono essere il motore, loro il motore della storia, cioè quello, la cosa che fa partire la storia, e non possono essere completamente partecipi senza niente togliere a Topolino, Paperino e agli altri. Semplicemente hanno una parte attiva nelle storie che non è semplicemente quella della fidanzata che aspetta o che si lamenta perché Topolino parte. Dopodiché però le uso anche, allora il caratteraccio rimane, non è che le voglio stravolgere, per cui molto spesso nelle vignette che Aria tira, cercando di evitare di cadere negli stereotipi più triti, però comunque uso il loro caratteraccio, come tendo invece a rappresentare i personaggi maschili un pochettino come, diciamo, quelli pigri che tirano molto indietro, quindi insomma uso degli stereotipi, però cercando, cioè, a quel punto cercando di fare delle vignette divertenti. E niente, io cerco semplicemente di aggiornare un pochettino questi personaggi per accoglierli finalmente nel tempo presente. Non possono rimanere legate a stereotipi che in questo momento sono intollerabili. Grazie mille, maestra, è stato grazie un piacere. Grazie. Piacere mio. Grazie.